sta per iniziare. La casa della fantasia, ogni storia ti porta via, sulle stelle puoi volare dei sogni. La casa della fantasia di e con Antonio Argenio, una produzione RBE TV. Ciao bambini e benvenuti alla casa della fantasia. Siamo qui oggi con Mascon. Eccomi qua! Perché oggi è una puntata speciale, veramente speciale, perché è l'ultima puntata di questo piccolo blocco che ci siamo regalati di racconti e storie, e quindi dobbiamo un attimino, capire cosa abbiamo imparato, dobbiamo imparare a usare la fantasia bene, perché così insieme potremo aspettarci inventando storie, giusto Mascon? Oh, esatto, sì, oggi sveleremo tutti i trucchi per usare la fantasia, i trucchi magnifici per poter raccontare storie, ridere e scherzare in famiglia. E siete pronti? Io sono prontissimo. Come possiamo fare a insegnare queste cose ai bambini? Lo possiamo fare attraverso una storia. Sì, assolutamente. Quale storia? Ma non senti questo rumore? No, non sento. È come se ci fosse qualcuno che, non so, sembra, qualcuno sta litigando fuori. Ma cosa dici? Ma sì, senti che stanno litigando. Ma io non sento niente. Aspetta, È che... Piano! Guarda, avevi un tappo. Oh, il tappo di sughero, sì. Prova a sentire adesso. Eh già, stanno litigando là fuori. Ma perché litigano? Non lo so, guarda, vado a dare un'occhiata, controllo un attimino la situazione e torno, va bene? Ok, vai a vedere, vado a vedere. Mascon, aspettami qua, io vado a vedere cosa sta succedendo, Aspettate lì, bambini. Ti ho detto che sono io, la maestra di fantasia. Ma no, ho detto che sono io il maestro di fantasia, tu non sei capace. E invece io sono capacissima, No, non mi dividi, io sono maestra di fantasia e sono migliore di te, al 100%. Ma no, appena entreremo nella casa vedrai se non diranno che sono io il più grande maestro di fantasia. Oh, che barba, facciamo una cosa, decidiamolo adesso, qui e ora, chi è... il maestro, la maestra di fantasia! Beh, oui, va bene, come possiamo fare? Allora, facciamo così. Io racconto una storia, ecco qui, e se la storia è bella, fa ridere, piace, io sono la maestra di fantasia! Beh, oui, va bene, e se non fa ridere? E se non fa ridere, il maestro di fantasia sei tu! È chiaro? Beh, oui, va bene, proviamo. Allora... ne racconto una facile, fammi pensare... Sì, ci sono. C'era una volta una bambina che andava sempre in giro con un cappuccio in testa e tutti chiamavano Cappuccetto Verde. Ma no, ma che cosa dici? Era Cappuccetto Rosso! Ah, davvero? Oui. Vabbè, che importa. Va bene, allora, Cappuccetto Rosso. La mamma un giorno la chiamò, Cappuccetto Verde! Ma no, Rosso! Oh, Cappuccetto Rosso! Vieni qua, tesoro mio! Devi andare dalla zia di Omira e portarle questa buccia di patate. Ma no, ma non era la zia di Omira, è la nonna! Devi portare la focaccia perché è malata! Ah, povera focaccia è malata! Ma no, non è la focaccia malata, è la nonna! Oh, vabbè, erano anziane, zia, nonna è uguale per me, mi cambia poco. Allora vai dalla nonna a portarle la buccia di palà, focaccia! La focaccia! E così si incammina Cappuccetto Nero nel bosco. Rosso! Oh, Cappuccetto Nero nel bosco si incammina. Oh, e incontra a un certo punto... una terribile giraffa! Ma no, era un lupo! Ma no, era una giraffa! Oh, va bene, un lupo. E cosa cambia? Vabbè,
Allora, il lupo allora chiede alla bambina dove stava andando. Gli dice, cappuccetto verde. Rosso! Ma ti ho detto che era rosso il cappuccetto, non era verde. Oh, va bene, rosso! Oh, cappuccetto rosso, dove stai andando? E risponde, vado al mercato a comprare la passata di pomodoro. Ma no! Vado dalla nonna a portare la focaccia perché è malata! Oh, povera focaccia, è malata! Ma no, la nonna è malata! Ok, ho capito, la nonna è malata! E allora, oh, che fatica! Il cavallo risponde, il lupo! Non era un cavallo, era un lupo! Oh, il lupo le spiega. Prendi il tram numero 5, scendi in piazza del Duomo, fai un giro attorno alla chiesa, trova per terra un euro, vai a mangiarti un gelato e basta con queste storie! Ma dove vai una bambina va da sola in giro nel bosco? Ma oui, ma sei tremenda! Non sa raccontare le storie! Ma no, no, no! Era giusta la mia storia! E poi era divertentissima! Ha fatto ridere tutti quanti! Ma no, che non ha fatto ridere nessuno! Oh, basta! Adesso andiamo nella casa della fantasia! Solo lì potranno dirci chi è il migliore dei due! Oh! Fermi! Ma cosa state litigando? Oh, sì, sì, litighiamo! Perché io voglio essere la migliore di tutte! Allora, fermi tutti! Non è che bisogna essere per forza i migliori, migliori, migliori. Potete essere maestri di fantasia tutti e due. Oh sì, a modo vostro. Tu, ad esempio, sei stata bravissima a sbagliare questa storia. Secondo me hanno riso tutti quanti da casa. Oh, ma voi perché mi guardavano da casa? Eh sì, ti guardavano da casa. Sì, io sono uscito dalla casa della fantasia di corsa, perché sentivo litigare. Me oui, nessun problema, hai ragione. Possiamo essere tutti e due maestri di fantasia. Eh sì, potete esserlo proprio tutti e due. Adesso però basta litigare. Io rientro dentro da Mascon per spiegare che cosa è successo. Era preoccupatissimo tutto questo litigio. Adesso fate la pace e poi venite a prendere un tè da noi, va bene? Oh, sì, 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 va bene, va bene. Grazie, vabbè, vabbè. Io rientro, eh. Oh, vabbè, forse ha ragione, sì, sì. Possiamo essere bravi tutti e due. Allora facciamo la pace? Io sono una maestra di fantasia. E oui, e io sono un maestro di fantasia. Oh, pace fatta! Ciao bambini! Ciao, me oui, e alla prochaine! Ciao! Ed eccomi qua. Ma hai visto quei due? Hanno litigato come dei matti, ma poi alla fine sono riusciti a raccontarci una storia divertentissima, pur sbagliando, perché quello è proprio un modo per divertirsi, sbagliare le storie. Oh, sì, 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 è uno dei modi migliori per sfruttare la fantasia. Prendi una storia e la racconti al contrario. Ad esempio, puoi raccontare, che ne so, i tre piccoli lupi e il maiale cattivo. Oh, sì, farebbe veramente ridere. Oppure la storia di Raperonzolo, che invece che avere i capelli lunghi, 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 non ne ha neanche uno in testa. E la strega, attraverso la sua testa pelata, vede il futuro. Oh, sì, sarebbe divertente. Eh sì, quindi, bambini, ecco cosa potete fare. Potete prendere le storie e raccontarle al contrario, ad esempio. O dire a mamma e papà di provarci. Potrebbe essere già una cosa divertente. Pensate a un mondo tutto al contrario. Ecco, un mondo al contrario, già solo il pensiero mi fa ridere. Ad esempio, un mondo dove per salire si scende. Oh! E per scendere si sale. Oh, che meraviglia! Oppure, Mascon, pensa a un mondo dove per strada non ci sono automobili, ma solo barche a vela. Barche a vela spinte dal vento che vi spinge proprio esattamente dove state pensando di andare. Oh, sarebbe bello! Oppure un mondo dove tutte le cose inutili, quelle che uno non usa mai, che non servono proprio mai, vanno a benzina. E le cose utili ad acqua, anche sporca, non necessariamente pulita. Sarebbe un mondo migliore, no? Oh, sì, 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 sarebbe molto bello. Un mondo dove per sedersi ci si mette con la testa in giù e il sedere per aria. Un mondo divertente. Questo è la chiave per essere fantasiosi. Sì, facciamo così, bambini. Allora, per questa grande pausa vi do questo compito speciale.
Dovete provare a raccontare storie al contrario, a immaginarvi mondi nuovi, mondi dove succedono cose assurde. Sì, 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 sì. E poi, se volete, potete anche raccontarcele o mandarci dei disegni. Già, sarebbe bellissimo. Facciamo così, bambini. Allora, nell'attesa di rivederci, io vi lascio un indirizzo mail. Si dice così, credo, no? Indirizzo mail. Sì, un indirizzo mail. E a quell'indirizzo potete mandarmi i disegni, i racconti o anche i titoli delle storie che vorreste sentire raccontate dai burattini, dai pupazzi. Facciamo così, Mascon? Sì, 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 facciamo così. Allora, l'indirizzo è... No, aspetta però. L'indirizzo do il mio. Perché il tuo è un po' complicato, il tuo è lunghissimo e forse è complicato. Facciamo il mio che è più semplice. E poi magari lo troverete anche in, come si dice, sovraimpressione. Ecco, questa cosa qui. antonio.argenio76@gmail.com. Oh, benissimo, benissimo, antonio.argenio76@gmail.com e lì potete mandare quello che volete. Sì, 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 sì. Benissimo, bambini. Allora, per questo primo, insomma, esperimento, questa prima prova che abbiamo fatto insieme di racconti delle storie, chiudiamo qui. Io vi ringrazio tantissimo, ringrazio te, Mascon, di avermi accolto in questa casa. Grazie. Ma... bambini, devo ringraziare anche altre persone, perché voi qua nella casa della fantasia vedete solo me, Mascon e i burattini, ma vi assicuro che non siamo soli, ci sono un sacco di persone che ci aiutano e quindi io le ringrazio tutti e ringraziamo anche RBE che ha voluto provare a creare uno spazio dedicato proprio per voi. Quindi ci vediamo alla prossima e vi lascio con una filastrocca che potete anche ballare a casa con mamma e papà. Vedrete tutti quanti i gesti nell'immagine, il giro tondo della foresta. Oh sì, giro, giro tondo, sì, me la ricordo, la giraffa con gli occhiali da sole. Sì, e quella è una filastrocca più fantasiosa di così, non si può proprio vedere. Va bene, Mascon, li salutiamo? Sì. Allora, bambini, alla prossima, in bocca al lupo. E buona vita! Buona vita piena di fantasia! Ciao bambini! Allora, oggi la filastrocca non l'ascoltate soltanto. No, oggi dovete fare qualcosa anche voi. La filastrocca è fatta in questo modo. Ha un ritornello che fa così. Giro, giro, tondo! Giro, giro, tondo. Ecco, quando sentite questo ritornello dovete muovere il vostro sederino tutto in cerchio, in questo modo. Giro, giro, tondo. Perfetto, bravissimi. Poi c'è la strofa e lì è veramente divertente. Ho visto una giraffa con gli occhiali da sole. E lì vi mettete in piedi sulla punta così e poi infilate gli occhiali da sole. Ho visto un elefante con il suo proboscidone, su con queste proboscidi. Ho visto un coccodrillo spanciarsi dalle risate. Ah ah ah, una bella risata forte, eh? Ho visto un leone che giocava a fare il dottore e appoggiate la testa sulla vostra spalla. Ok? Siete pronti? Proviamo? Prima la facciamo un po' più lenta e poi un po' più veloce. Giro, giro, tondo, giro, giro, tondo, giro, giro, tondo, giro, tondo. Ho visto una giraffa con gli occhiali da sole, ho visto un elefante con il suo proboscidone, ho visto un coccodrillo spanciarsi dalle risate, ho visto un leone che giocava a fare il dottore. Bravi, ora un po' più veloce. Giro, giro, tondo, giro, giro, tondo, giro, giro, tondo, giro, tondo. Ho visto una giraffa con gli occhiali da sole, ho visto un elefante con il suo proboscidone, ho visto un coccodrillo spanciarsi dalle risate, ho visto un leone che giocava a fare il dottore. Giù nella foresta fanno festa gli animali
è giunta l'occasione di battere insieme le mani. Evviva!